scuola di specializzazione in psicoterapia significa anche fare un investimento in termini personali, prima ancora che professionali, di energia, di tempo e anche di denaro da investire in questa attività. E quindi è una scelta che va ponderata e potrebbe essere utile fissare alcuni criteri generali, validi per quale che sia l'orientamento scelto e che possano essere da guida per scegliere una scuola di specializzazione che sia davvero in grado di formarci alla professione. Allora, primo elemento naturalmente è la scelta di un modello, che in genere è il riflesso delle nostre convinzioni, delle nostre, diciamo così, preferenze scientifiche. Un avvertimento a questo proposito, seguiamo la nostra inclinazione, ma facciamo anche attenzione a valutare quelli che sono i punti di forza e i limiti in riferimento alle traiettorie professionali che noi immaginiamo per il nostro futuro e ai campi di applicazione rispetto ai quali intendiamo rivolgere la nostra attività. Ecco, detto questo, poi dovremmo fare attenzione a rispettare ad alcuni criteri che dovrebbero, come dire, essere soddisfatti nella scelta della scuola. Dovremmo essere attenti a scegliere una scuola che sia riconosciuta dal MIUR. Questo è fondamentale perché al termine del percorso formativo quadriennale saremo in possesso di un titolo, di un diploma, utile per l'iscrizione al registro degli psicoterapeuti presso gli ordini regionali degli psicologi e dei medici, ed è anche questo un titolo necessario per accedere ai concorsi nel Sistema Sanitario Nazionale. In secondo luogo, direi, scegliamo una scuola che, oltre a mettere in campo un percorso formativo, abbia anche una grande attenzione alla ricerca, allo studio, che sia attenta alle innovazioni scientifiche che poi hanno indubbiamente delle ricadute sulle metodiche, sulla metodologia che si mette in atto nel percorso terapeutico. Ma direi anche, stiamo attenti a scegliere una scuola che sia attenta alle evoluzioni del mercato del lavoro e che quindi sia in grado di formarci anche, come dire, in ambiti diversi da quelli tradizionali. Ancora direi, scegliamo una scuola che non sia semplicemente la ripetizione di un corso di laurea, l'abbiamo già fatto, no? Ma che sia una scuola che si configuri come una sorta di laboratorio di apprendimenti e di sperimentazioni. E quindi facciamo attenzione a che la proposta non sia solo fatta di lezioni frontali, per esempio, ma che ci venga garantita una metodologia didattica attiva, fatta con coinvolgimento anche in prima persona. Sia però anche una scuola che sia aperta al confronto e all'integrazione di diversi modelli. Che questo è importantissimo, quindi non sia una scuola arroccata. Bene, scegliendo questi pochi criteri che ho individuato, una scuola di specializzazione, ecco, potremmo, come dire, essere abbastanza certi di impostare il nostro futuro lavorativo in modo serio, professionale, e soprattutto di essere utili con le nostre competenze alle persone che chiedono il nostro aiuto nei diversi ambiti applicativi e non solamente in quello psicoterapeutico tradizionalmente.